Gabriella Mondardini, antropologa dell'Università di Sassari, che ha fatto degli studi sul mare, sulle tecniche del mare, e cosa importante, ha voluto fortemente la costruzione di questo museo del porto, per cui credo meriti veramente questo ricordo. E, a proposito di questo, il nostro club ha già predisposto una targa a ricordo della professoressa Mondardini all'ingresso lì del museo, una targa che, insomma, che rimarrà lì, suppongo, per sempre, e questo ci fa molto onore. E io chiudo subito e lascio la parola ai relatori che hanno tanto da dirci sulla professoressa Mondardini. E prima li presento. Abbiamo qui il professor Attilio Mastino, rettore emerito dell'Università di Sassari, insegnante di storia romana presso l'Università di Sassari. Il professor Giulio Anglioni, scrittore e professore ordinario di antropologia culturale dell'Università di Cagliari. Il professor Franco Lai, professore associato di antropologia sociale, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari. La dottoressa Silvia Pigliaru, dottore di ricerca dell'Università di Sassari, allieva diretta e collaboratrice della professoressa Mondardini. Grazie per la vostra disponibilità. Passo il microfono al professor Attilio Mastino. Grazie. Grazie davvero. Davvero io sono felicissimo di questa occasione che si svolge in uno dei luoghi che amiamo di più sul porto, affacciandosi sul porto romano di Turris Libisonis, un posto che è stato voluto fortemente da Gabriella Mondardini. Il 18 agosto 2014, mentre ero ancora rettore per gli ultimi giorni, prima che i colleghi festeggiassero per la mia partenza, il 18 agosto avevo annunciato con dolore a tutti i colleghi dell'Ateneo la scomparsa di Gabriella Mondardini, che poi avevamo ricordato un mese dopo a Sintino in occasione degli incontri sintinesi 2014 promossi dal Centro Studi sulle Attività del Mare e per la valorizzazione del Golfo e del Parco della Sinara, in particolare per l'intervento di Salvatore Rubino e di Esmeralda Ucchi. Gabriella aveva raggiunto in pace, finalmente per lei, la figlia Laura, scomparsa a 47 anni il 22 febbraio di 2 anni fa, ricercatrice di genetica nella Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e poi nel Dipartimento di Scienze della Natura del Territorio, dove si era dedicata al tema della variabilità genetica in popolazioni umane e alla ricerca di varianti genetiche associate a malattie complesse. Proprio per l'anniversario di Laura avevo incontrato per l'ultima volta Gabriella nella sala Filippo Cano qui a Porto Torres, assieme a Gaetano e ai ragazzi Francesca e Lorenzo, quando a Sovela l'associazione dei suoi amici di mare aveva promosso insieme ad altri amici, enti e associazioni una giornata per ricordare Laura e per presentare un libro di Gabriella. Anche Gabriella era presente a quell'incontro di un po' di tempo fa, un po' in disparte, in terza fila, accarezzando i nipotini amati. Si era emozionata molto e mi aveva confidato alla fine, quasi con curiosità e senso di mistero, ma anche con serenità, che avrebbe voluto sapere per quanti mesi ancora sarebbe riuscita a sopravvivere alla figlia. Mi aveva raccontato che era certa che non sarebbe riuscita a superare il dolore per la scomparsa di Laura, con la quale aveva sviluppato anche un lungo e fecondo rapporto culturale e scientifico. Eppure gli amici ne avevano confidato proprio in quei giorni che negli ultimi mesi aveva iniziato a fare progetti per una collaborazione con tanti insegnanti di scuola media, riprendendo a vivere grazie all'amore per Vittorio e per tutti i suoi cari, soprattutto i nipotini. Poi però non ce l'aveva più fatta e il 17 agosto ci lasciava anche lei. Grazie a Liner Will, che era presidente, per aver voluto l'incontro di oggi, per avermi chiamato a parlare e a ricordare, richiamando con questo incontro le passioni di Gabriella, l'amore per il mare, le barche, i pescatori, le sue curiosità e il gusto per la scoperta che sempre l'ha accompagnata. Ci manca sempre il suo sorriso, la sua amicizia,
ma anche la sua capacità di investigare, di ricercare, di ottenere dei risultati scientifici, di esplorare una terra incognita alla quale si affacciava con umiltà, sempre piena di desideri. Per stasera, anche se non sono più rettore, sono riuscito a farmi riportare in dipartimento a Palazzo Segni, grazie alla straordinaria cortesia di Francesca Spanetta, non solo le due corpose cartelle conservate nell'archivio storico dell'università per il personale docente, ma anche la cartella di studentessa presso il corso di laurea di pedagogia, che inizia con il diploma di maturità di abilitazione magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale San Francesco di Sales a Lugo, in provincia di Ravenna, nella sessione autunnale il 26 settembre 1960, con un ritardo di sessione causato da motivi di salute. Dopo il trasferimento di Vittorio in Sardegna, aveva iniziato ad insegnare presso le elementari, in particolare a Ottava, una scuola alla quale avrebbe poi dedicato uno studio scientifico voluto da Alberto Merler. Dopo la nascita di Laura, il 26 gennaio 67, si era iscritta presso il corso di laurea in pedagogia della Facoltà di Magistero e si era laureata il 15 novembre 1973, come risulta dal verbale firmato da Massimo Pittau. Aveva discusso la sua impegnativa tesi con l'indimenticabile sociologo. La laurea arrivava dopo un corso di studi brillantissimo, con 19 esami, tutti con 30 e lode, tranne un 29 in pedagogia con Massimo Pittau e un 27 in inglese con Mariolino Manca. Il titolo della tesi che ho potuto sfogliare con emozione è Antropologia dello sviluppo, adattamento tecnologico nella petrolchimica di Porto Torres di un campione di contadini di Sorso e di pescatori di Porto Torres. Dunque gli ex contadini, gli ex pescatori, che dovevano fare i conti con il duro lavoro in fabbrica, i nuovi orari di lavoro, le nuove aspettative affettive in famiglia, i consumi, il tempo che ormai doveva misurarsi in un altro modo, i problemi tecnici e umani dell'insediamento industriale di Porto Torres, con un'accuratissima analisi di dati partendo da oltre 300 questionari distribuiti tra i contadini di Sorso, 200 questionari, tra i pescatori di Porto Torres, 73 questionari, ma con un confronto con una realtà che le era più familiare, direttamente vicina a lei, Ravenna, dove aveva raccolto 30 questionari. Le altre due cartelle conservate nell'archivio dell'università consentono di ricostruire il suo curriculum accademico, che inizia a magistero presso la cattedra di igiene il 1 novembre 74, esattamente un anno dopo la laurea. Passa dall'anno successivo all'antropologia culturale, la sua vera materia come assegnista, ma anche ad antropologia sociale e a teoria della comunicazione. In alcuni laboratori scientifici, nella scuola media tra il 76 e l'82, poi come incaricata dal 77, ricercatrice confermata per 10 anni dal 1 agosto 80, professoressa associata per 11 anni dal 6 agosto 90, poi per volontà, questo mi piace dirlo, di Giulio Angioni e dei suoi colleghi, professoressa ordinaria in discipline demo-antropologiche a partire dal 22 dicembre 2004 fino al pensionamento il 1 novembre 2011 tra l'Istituto di Scienze dell'Educazione, l'Istituto di Scienze Geografiche, Antropologiche e Sociali, il Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società a Magistero, dal 90 poi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, nel corso di laurea di Pedagogia, poi di Scienza dell'Educazione e presso la Scuola di Specializzazione per Insegnanti. Ci sono oggi davvero tanti suoi colleghi che avrebbero potuto parlare meglio di me, più di me, lo farà di sicuro Franco Lai, ma vorrei che almeno qualcuno dei colleghi presenti intervenisse in conclusione. Aveva svolto poi supplenze dappertutto, anche presso il diploma universitario per infermieri della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Aveva chiesto e ottenuto di mantenere la sua residenza fuori sede, spero di non sbagliare, in via Gramsci, la più lontana nel tempo, poi sul lungomare 22, poi via Sassari 59, dove poteva studiare l'attività dei carpentieri, dei maestri d'arca, dei pescatori, seguire le mostre per
e si organizzavano in questo museo del porto, come, oppure a Stintino per le tornare, sull'Asinara per il Parco Nazionale, a Castelsardo, a San Teodoro, ad Alghero, 20 anni fa a Posa, alle origini del futuro Museo del Mare. Poi la Casa di Sassari, in via Manno 11, con questo straordinario balcone interno che sempre ci stupiva per uno spazio davvero originale, che ho tentato pari pari di copiare per la mia casa di Posa. Ci sono tanti suoi libri che ci sono cari, l'ultimo di pochi mesi fa, intitolato Compagni di viaggio, le donne dei paesi del mare si raccontano, ma sono particolarmente legato al volume del 95, I figli di Glaucos, temi e materiali di cultura marinare, che è quello che mi sembra esprima meglio un legame, una passione, un'ammirazione quasi fisica per la gente di mare, per le barche, per i pescatori, per gli strumenti di pesca, per la nautica, per l'economia fondata sulla cultura e sulla produzione alieutica, ma si era occupata anche di parchi, di donne, di saperi locali, di sanità al femminile, come attorno al parto, nei villaggi e nelle città, ma anche lontano dalla Sardegna, come nel 2002 con il volume sull'antropologia della salute in Mozambico di fronte a Madagascar. Tra i tanti messaggi di condoglianze avevamo ricevuto quelli degli amici di Assovela, a firma di Lorenzo Nuvoli, oggi sostituito da Gianpaolo Davini. Messaggi di amici che non avevano dimenticato quello che lei aveva fatto per l'associazione, dove era riuscita a farmi entrare come socio onorario, ma solo dopo che avevo faticosamente preso la patente nautica. Voglio però citare almeno il messaggio di un suo amico lontano, Luciano Caimi, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. I suoi amici dell'università erano davvero commossi e una mia collega mi aveva giustamente ricordato che Gabriella era nata a Sarsina, in provincia di Forlì, la patria di Plauto. Ecco, oggi vorrei ricordarla a tutti voi per questo suo carattere plautino, per la sua ironia, il suo sorriso, il suo scetticismo verso le piccole cose degli uomini, eppure con la sua fede nell'uomo, questo cosmo meraviglioso in cui fermamente credeva. Grazie. Però c'è un'allieva diretta, una collaboratrice, Gabriella Mondardini, che è la dottoressa Silvia Pigliaru, che è dottore di ricerca nell'Università di Sassari e che è stata proprio allieva diretta di Gabriella. Prego. Grazie a tutti. Sì, io sono stata proprio sua allieva, mi sono laureata con lei, ho studiato e amato I figli di Glaucos e poi ho fatto la mia tesi quando lei iniziava l'antropologia, diciamo occuparsi di antropologia medica, ma le piaceva di più e poi ha scelto di definirla antropologia del corpo o antropologia della salute. Io ho un grandissimo debito verso Gabriella Mondardini. Innanzitutto sono convinta che niente di ciò che ci accade nella vita accade per caso. Quindi Gabriella insieme a un'altra persona sono le due donne che hanno avuto un imprinting maggiore nella mia vita. Stranamente si chiamano tutti e due Gabriella. Una mi ha dato la luce, l'altra mi ha dato una forma. La forma che mi ha dato è proprio la sua formazione, perché io ero indisciplinata e ha fatto di tutto, ha fatto un grosso lavoro per tentare di disciplinarmi, di indicarmi una strada. Era una studentessa molto avida, vorace, volevo sapere, volevo conoscere. Ero innamorata in quei tempi, giovane, molto, ma non avevo la strada che mi ha indicato Gabriella. E lei è stata, mi ha dato il percorso, mi ha fatto incontrare, frequentare e incorporare quella disciplina meravigliosa che è l'antropologia. A proposito di quanto lei amasse l'antropologia, antropologia dei luoghi di mare, dei luoghi di terra, antropologia femminile, antropologia del corpo. Ricordo, e lei ha ripetuto più volte, parafrasando Margaret Mead,
Se potessi ricominciare la mia vita una seconda volta e avessi la possibilità di scelta, sceglierei senz'altro di fare l'antropologa. E questo ne sono convinta, perché lei il ruolo di antropologa l'ha veramente assunto. L'ha assunto, e non solo come ruolo di, scusatemi, siete in maggioranza, di docente accademico, ma un'antropologa che se la porta nella pelle. Che cosa significa ascoltare gli altri, essere addestrato a sentire gli altri, a frequentarli. Con una dote per me squisitamente umana, e quindi non solo accademica, squisitamente umana, ma soprattutto, lasciatemelo dire, femminile, che io definisco grazia. Gabriella Mondardini possedeva questa qualità, che è la grazia, non intesa in senso stilovistico chiaramente, ma quella capacità di delicatezza, di garbo verso gli altri, quella leggiadria nel muoversi, nel camminare nei territori altrui, negli spazi degli altri, e di riuscire a essere vicina a questa capacità che poteva veramente, che le ha consentito di ascoltare gli altri. Quell'ascolto che non è, va al di là di sentire qualcosa, ma è quell'ascolto che lei riusciva ad avere, e anche osando, perché era anche una donna con tanta grazia ma veramente coraggiosa, perché anche il delicato problema per gli studiosi, quello del coinvolgimento che tanto spaventa molti studiosi, Gabriella non lo temeva, anzi non lo temeva, e trovava, indicava a me, anche a me ha sempre indicato delle linee, no? Epistemologiche a cui riferirmi, e parlo ad esempio dell'antropologia francese, di scuola francese, come la Fabre Sadà, che ha parlato senza timore di partecipazione emotiva, quelle cose che purtroppo troppe volte si pensa che dalle cattedre debbano essere tenute alla larga. Gabriella non lo temeva. Per lei, appunto, dialogare con l'altro era ascoltarlo, sentire, partecipare anche con le emozioni, e quindi senza essere qualcosa di altro, senza assumere quella posizione forte di studioso, ma quella invece delicata, garbata, gentile e rassicurante della compagna. Infatti lei si sentiva compagna di viaggio dei suoi interlocutori, che insieme a lei erano compagni, perché da loro si avvicinava, imparava, incorporava dei modi di ascoltare, di pensare, di soffrire, e le sue esperienze di lavoro divenivano esperienza di vita. È a questo che io devo dire grazie, perché io non sono accademica, non ho appartenenze, l'unica che mi sento è proprio quella della scuola di Gabriella Mondardini, è stato nominato, le facoltà, i dipartimenti. Voglio anche ricordare il LACS, a cui lei teneva tantissimo, il Laboratorio di Antropologia Culturale e Sociale, ha sempre tenuto tanto a questo spazio. A parte quello del coinvolgimento, ecco, quello che ci ha consentito, a chi l'ha avuto il piacere di conoscerla, di frequentarla e di avere a che fare con lei, concordo con Franco Lai che non era sempre facilissimo il rapporto con Gabriella Mondardini, però è sicuramente arricchente, proficuo, bello. Tutte le cose importanti nella vita non sono mai semplici, ma sono complesse. Ancora oggi, innanzitutto, io voglio ringraziarla per quell'augurio che poi lei aveva fatto nel suo volume Radici e Strade, perché grazie a Gabriella Mondardini le radici antropologiche costituiscono oggi una risorsa nella strada della mia vita, in tutto ciò che faccio, che lo faccia in un contesto o in un altro. In questo momento lavoro in un centro di accoglienza, non potrei fare il mio lavoro come lo faccio se Gabriella Mondardini non mi avesse fornito degli strumenti di lavoro che mi porto appresso, che ho incorporato. E quindi grazie veramente, la porto sempre dentro di me. Un'altra cosa, un'ultima cosa, questo è vero, lei non smetteva mai di citarlo nei suoi volumi, nei suoi lavori e tutto, Gabriella e Vittorio. Perché lui anche Vittorio è stato il suo compagno di vita e sicuramente anche di lavoro, c'era sempre. Grazie a tutti. Brava.